Iniziamo. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a Era. questo incontro che io, il sottoscritto e Marcello Di Marco, soprattutto Marcello Di Marco, organizziamo in collaborazione tecnica con l'Associazione Comunità del Lazio Meridionale e delle Isole Pontine. L'argomento è il traffico a Gaeta, dal PUT mancato agli ingorghi annunciati. Il PUT, acronimo di Piano Urbano del Traffico, è praticamente una sorta di piano regolatore della viabilità dei parcheggi ed è stato affidato dall'amministrazione comunale, la sua redazione, all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Questo PUT è stato praticamente consegnato in data 30/7/2015 all'amministrazione comunale di Gaeta, adottato in giunta nel 2016, pubblicato e a seguito della pubblicazione sono state fatte delle osservazioni da parte di cittadini e di associazioni. Da quel momento buio assoluto e silenzio assoluto. Perché questo? Si sono accorti forse che non era all'altezza e che non dava risposte alle effettive esigenze della città? Oppure perché era più semplice operare senza PUT in maniera tale da fare lavori, tutto il contrario di tutti? Basta pensare alle zone a traffico limitato, basta pensare alle piste ciclabili che arrivano contro, delle volte contro dei muri, oppure contro, a livello di uno stop. Tutti i lavori che sono stati fatti in questi anni, crediamo con l'ingegnere Di Marco, che possano soltanto acuire alcuni problemi. Parliamo ad esempio della rotonda al porto commerciale, dell'insediamento grosso commerciale nell'ex Pia, parliamo della viabilità su Corso Italia. Parliamo della viabilità su Via Annunziata e sul parcheggio di Piazza Risorgimento. Sono tutte questioni che noi vorremmo porre all'attenzione dei cittadini in maniera tale che possano essere, diciamo, possano sapere quello che avviene con l'amministrazione comunale di Gaeta. Parlavamo con Marcello nel recentissimo passato che una volta i progetti si facevano, si sapevano prima che iniziassero i lavori. Oggi noi dei progetti sappiamo qualche volta perché riusciamo attraverso qualche consigliere comunale ad avere le carte nel momento in cui iniziano i lavori. In altri periodi passati c'erano i comitati di quartiere con i quali potersi confrontare. Oggi praticamente si sa quando tutto è quasi finito e alcune volte quando tutto è compromesso. Noi questa sera iniziamo con questo argomento sulla viabilità e sui parcheggi. Marcello sarà molto esaustivo su questo argomento e ci prepariamo proprio per dare informazioni possibili ai cittadini oggi con queste riunioni in streaming, ma ci auguriamo anche in un futuro prossimo di poterlo fare anche pubblicamente, in maniera tale che tutti possano avere la contezza di quello che sta avvenendo in città. Le luci molte volte abbagliano e le luci natalizie a Gaeta molto spesso, e penso che abbiano abbagliato i cittadini, ma bisogna vedere anche al di là di quella luce quello che sta accadendo. E a Gaeta sta accadendo molto in questo momento, è anche qualcosa di molto preoccupante. Marcello Di Marco, l'ingegner Marcello Di Marco farà il suo intervento, la sua relazione. Poi le domande potranno essere fatte in chat e praticamente inizieremo un piccolo dibattito con l'inclusione di tutte le persone che sono in questo momento intervenute e anche con altri amici che possano intervenire. Marcello, ti lascio la parola. Grazie. Sì, io condivido subito lo schermo, così. Ecco.
Partiamo dalla slide iniziale. Io quello, dunque, il traffico, Silvio ha fatto una bella presentazione, è qualche cosa che incide sulla nostra vita. Quante volte, per esempio, in estate abbiamo calibrato i tempi per raggiungere Formia? Raggiungere Formia, non so, dalle 6 di pomeriggio in poi è quasi impossibile. Quindi il traffico è qualcosa che peggiora le condizioni di vita, però non è un fatto ineluttabile, cioè il traffico si può anche mitigare, si può anche migliorare, ed è l'atteggiamento che un comune dovrebbe avere nei confronti del traffico sul suo territorio. Spesso invece si pensa che il traffico si autoregolamenti e magari si fanno degli interventi che creano ancora più disagio, e noi di questi interventi vorremmo darne conto in queste slide. Infatti il sottotitolo, vedete, c'è un modo per non peggiorare la condizione del traffico a Gaeta, ci saranno delle proposte. È doveroso però per chi deve relazionare sul tema del traffico cominciare a vedere qualche dato molto veloce, non vi preoccupate, sul parco veicolare, cioè vedete che a Gaeta, ma anche in Italia, 625 auto per ogni 1000 abitanti al 2011, ci sono dati del censimento per cui è fermo al 2011, anche a Gaeta ci sono 600 auto ogni 1000 abitanti, siamo 20.000, quindi a Gaeta ci stanno 12.000 auto. La popolazione italiana è più che raddoppiata, pensate, nel 1871 erano 27 milioni, nel 2013 erano 60 milioni. Gaeta nel 1871, quindi la stessa data, 20.327, nel 2019 siamo 20.071, quindi in Italia la popolazione è più che raddoppiata, Gaeta è rimasta ferma. Questo che significa? Che la dotazione dei parcheggi a Gaeta, che ha oltre 50 anni, e delle strade, soffre non perché sia aumentata la popolazione, ma soffre perché c'è un problema turistico estivo. Quindi, e poi c'è il problema della flacca relativo ai traffici di attraversamento. Quindi, se vogliamo incidere sulle condizioni di vita legate al traffico, ai parcheggi, dobbiamo regolamentare i flussi estivi e i flussi extraurbani. Questi vanno regolamentati, come dice qua la slide, e non peggiorati. Tenendo presente anche un'altra cosa, però, che non rientra tra le buone pratiche amministrative, pianificare in base ai picchi di domanda. Cioè non si possono fare le cose soltanto perché nel mese di agosto la città arriva a 30-35 mila abitanti, se non di più, perché poi gli altri mesi dell'anno la città sarebbero dei servizi quasi, quasi inutili praticamente. Qual è lo strumento che hanno i comuni per mettere mano ai problemi del traffico? Silvio l'ha detto, è il piano urbano del traffico, è il PUT. Il PUT è il piano urbano del traffico, individua gli interventi coordinati diretti al miglioramento della mobilità urbana, è previsto dal codice della strada. I limiti, il PUT, che cosa, come viene, che cosa deve fare? Praticamente come limite spaziale è l'intero centro abitato. Il PUT è uno strumento obbligatorio per i comuni che hanno più di 30.000 abitanti oppure che raggiungono 30.000 abitanti in virtù del turismo e del pendolarismo, e questo è il caso di Gaeta, perciò Gaeta è obbligato a fare il PUT. E poi sarebbe anche obbligato perché c'è un traffico d'attraversamento, il traffico pesante. La durata del PUT è normalmente valida per 2 anni. Ogni 2 anni è buona norma rivedere il PUT. A Gaeta il PUT, Silvio lo diceva, è dal 2016 che è stato adottato, sono state presentate le osservazioni, non è mai approdato al Consiglio Comunale per rispondere alle osservazioni e per approvarlo. Gli obiettivi del PUT quali sono? Il miglioramento della circolazione, intesa come un movimento e sosta, il miglioramento della sicurezza stradale, riduzione degli incidenti, la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico e risparmio energetico. Come si perseguono gli obiettivi del piano urbano del traffico? In diversi modi, intervenendo sull'offerta di trasporto, per esempio, riorganizzando la rete stradale per evitare la promiscuità dei flussi.
Questo è un problema esaminato pure per Formia, cioè immischiare i flussi di attraversamento, i flussi locali, e quando di più grave possa esistere, è un errore. Laddove si può separare, devono essere separati, perché non è assolutamente detto che chi deve andare, non so, in un negozio, un'altra cosa, deve immischiarsi con il traffico della flacca, o quantomeno non deve peggiorare le situazioni di percorrenza. Poi, come si fa ad intervenire sull'offerta di trasporto? Adeguando le capacità di intersezione, per esempio mettendo le rotatorie, eliminando i semafori, riducendo i punti di conflitto. E questo è importante, perché lo vedremo adesso sull'intervento sull'ex Panapesca. E riorganizzando poi la sosta attraverso un piano parcheggi. Quindi si interviene sull'offerta, ma anche sulla domanda di trasporto. In quale maniera? Incentivando per esempio il servizio pubblico. E certamente, se il servizio pubblico fosse adeguato e fosse così all'altezza della situazione, probabilmente ci sarebbero meno macchine in circolazione. E poi adottando politiche mirate di tariffazione. E permettetemi qui di fare un breve inciso. Il trenino, per esempio, che porta la gente a Gaeta Vecchia, mia figlia me lo dice, ma che costa fare 2 euro a persona. Allora, se il comune volesse incentivare l'uso di questo mezzo e eliminare le macchine, potrebbe, per esempio, rimetterci 1 euro a persona e far pagare 1 euro soltanto, o addirittura 0,50, e in questa maniera la gente parcheggerebbe le macchine magari a Serapo, gli stabilimenti balneari, d'accordo con loro ovviamente, pigliare il trenino e con pochi euro, una famiglia di 4 persone, arrivare a Gaeta Vecchia non spendendo 8 euro, ma spendendo probabilmente 2. Per Sant'Erasmo, che il PUT poi, tra l'altro, diciamo anche un'altra cosa, in tutta la sua analisi alla fine partorisce 2 proposte, e tutte e due, cioè una forse condivisibile che riguarda il semaforo di San Carlo, quella di Sant'Erasmo invece non è affatto condivisibile, perché per esempio a Sant'Erasmo prevede di far entrare tutto il flusso in entrata nel centro storico da via Annunziata, e di farlo uscire lato lungomare con un senso unico in direzione Sant'Erasmo, Porto Salvo, diciamo, soltanto in uscita. Tra l'altro il PUT prevede anche l'uscita su via Faustina, cosa che invece il comune di Gaeta ha chiuso. Quindi il comune di Gaeta in questo senso sta agendo anche contro il PUT, che peraltro ha adottato, quindi non è un piano urbanistico il PUT. Quindi non so se sono valide le norme di salvaguardia, ma comunque se tu lo adotti in qualche maniera, poi laddove coincidono le previsioni le devi rispettare, insomma, se no lo devi soltanto revocare. Per San Carlo il PUT prevede dei tempi del semaforo diversi praticamente, perché si dice che alcuni verdi, alcuni rossi sono troppo estesi, quindi si può sincronizzare diversamente il ciclo semaforico. E fa una proposta che secondo me forse è anche sensata, che è questa, cioè chi esce, non so, dalla via qui di Sant'Agostino, oppure deve andare venendo da Formia, deve tornare verso, ecco, la Panapesca, eliminare il semaforo che c'è qui e di consentire la sosta. Vedete qui il numero 1, manovra permessa. Questa è un'altra proposta del PUT. Cominciamo a vedere, quindi il PUT finisce lì, non pensate che io abbia omesso altre proposte, non ce ne sono, riguardano Sant'Erasmo e quel semaforo. Vediamo, e poi c'è la proposta, sì, anche se soltanto descritta, e questa mi sembra molto giusta, di utilizzare i parcheggi degli stabilimenti di Serapo, che se li sommate, guardate, sono oltre 1000 posti macchina, se li sommate, sono tantissimi. E quindi anche in sharing con chi fa la ristorazione la sera, io penso che 300, 400, 500 posti di quelli, messi a regime con una navetta, con un trenino, con una cosa, sarebbero anche disponibili. Questi invece sono i progetti dove vediamo che il comune, al posto di semplificare, complica la viabilità e la rende più difficile. Corsi Italia, per chi ha qualche anno come me, si ricorderà che Corsi Italia, il sindaco Corbo, e poi anche nel piano regolatore, era intesa come via
di collegamento tra il centro e le nuove zone abitate di Via del Colle, del Piano del Colle, quindi le nuove zone urbanistiche che si sono sviluppate dopo il piano regolatore. Quindi era una via che collegava il centro alle periferie, è una via di smaltimento di traffico, una via di collegamento. Poi sono nati anche i negozi, le case, eccetera, e quindi è diventata anche una via, almeno in alcuni tratti, dello shopping. E quindi su questa strada si mischiano i traffici che devono andare sulla collina e i traffici di gente in cerca di parcheggio per andare nei negozi. Quindi andare a stringere la carreggiata è un errore grave. Guarda, pensate, questo qui siamo all'altezza dell'Avir, Corso Italia, con via Serapide. Guardate, una strada molto larga, noi siamo di Gaeta, ma anche per chi non è di Gaeta, insomma, una strada larga, sarà sotto di 17-18 metri praticamente, viene ridotta a 6,10 metri. Rendetevi conto. Questo è il marciapiede attuale, questo segnato lilla qui, no? Poi viene ridotto a 1,50 metri. Poi c'è la pista di 1,50 metri, la pista ciclabile, ovviamente. Uno spartitraffico, una aiola, un cordolo che separa la pista ciclabile dal parcheggio di 50 centimetri. 5 metri, li vedete qua, 5,02 per contenere questi parcheggi a spina di pesce, 6,10 metri di carreggiata, 2 metri di parcheggio dall'altra parte verso l'Avi e 1,5 metri di marciapiede. Quindi restringere a 6,10 metri è un errore grave. Tra l'altro è in contrasto perfetto con le norme del codice della strada, perché le norme del codice della strada, vedete questo qui, il decreto ministeriale 6792, norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, questo è il decreto fatto dal ministro Lunardi, dice che quando ci sono i parcheggi lungo la strada, se sono in linea col marciapiede, la carreggiata, la corsia deve essere larga, la corsia, non la carreggiata, la corsia, deve essere larga 3,50. Se i parcheggi sono a 90 gradi rispetto al marciapiede, dietro alla macchina ci vogliono 6 metri di corsia. E nei casi intermedi, cioè tra 0 e 90 gradi, come in questo caso 45 gradi, ci vuole una distanza che sia la media tra i 3,50 minimo e i 6 metri massimo. La differenza che è 3,50 più 1,25, 4,75 metri. Quindi questo parcheggio di Corso Italia, per essere a norma con le caratteristiche geometriche delle strade, dovrebbe essere 4,75 la corsia che va verso Mondo Orlando e poi 3,50 la corsia che sta al lato dell'Avir che va da Mondo Orlando verso il Colle. Probabilmente un'amministrazione che seguirà questa, la cosa che dovrà fare, anche per non avere responsabilità colpose in caso di incidente, è mettere in linea questi parcheggi e quindi recuperare spazio per la carreggiata. Quindi qui già da adesso una parte di questo progetto è già sviluppato, è già realizzato, la parte terminale verso l'ex Hotel Flamingo, praticamente, e ogni volta che esce una macchina si blocca il traffico. E questo, quest'estate ne vedremo delle belle. Questo è il parcheggio di Piazza Risorgimento. Marcello, posso intervenire un attimo? No, scusate, alla fine, scusa Antonio. Pregherei di silenziare un po' i microfoni, così facciamo una cosa anche veloce. Sennò poi il parcheggio di Piazza Risorgimento, forse per molti è la prima volta che lo vedete a video. Francesco, forse conviene che silenzi. Aspetta un po'. No, basta che mi dici no, non fa problema. Bisogna che qualcuno silenzi il microfono, però. Il parcheggio di Piazza Risorgimento, come lo vedete, è il parcheggio dei campi da tennis, praticamente. Questa è una tavola proprio presa dal progetto. Praticamente l'ingresso al parcheggio è su via Annunziata, questa freccia fa vedere. Questa parte in blé dovrebbe essere il primo straccio, quello che adesso hanno inaugurato, diciamo così, anche in maniera un po' surrettizia, perché qui non riviste, non so, pavimentazioni semidrenanti. Hanno messo invece una stesa d'asfalto che ha risolto un po' tutti i problemi che probabilmente nel tempo non c'era, quindi
dicono che nel futuro leveranno l'asfalto e metteranno questa pavimentazione che qui era prevista, però con un danno erariale pure quello, non lo so chi pagherà. E poi c'è il completamento del parcheggio con quest'altra parte che è quella che dove stanno, sono rimasti qualche sporadico campo da tennis, mi pare di capire. La cosa più importante di questa cosa è che è l'uscita di questo parcheggio, che si verrebbe disimpegnato in questa maniera, l'uscita è prevista sul lungomare. Che cosa succede quando si esce sul lungomare? Ecco, siccome tutti noi che abitiamo a Gaeta sappiamo che il traffico è costante e quasi impossibile da attraversare se non stai nel flusso, se non stai nella direzione del flusso, le macchine che si metteranno, che faranno in modo da immettersi sul lungomare, vedendo non trovando parcheggio qua, per esempio, saranno tentate di andare verso il parcheggio di Piazza Caboto, perché pensano che tutte le macchine che stanno uscendo hanno liberato qualche posto, quindi probabilmente faranno questo tipo di manovra e andranno verso la Piazza Caboto, quindi complicando ancora di più e intasando il centro storico. Se volessero, se volessero uscire dal parcheggio verso Gaeta, dovrebbero attraversare il flusso che va verso Piazza Caboto e immettersi nel flusso che va verso Piazza Roma, diciamo piazza verso Elena, verso Porto Salvo, cosa molto difficile da fare perché il flusso delle macchine è costante e non ti permette di entrare. Quindi questo diventerà un altro nodo, un altro punto di criticità. Probabilmente che cosa si dovrà fare? Ecco, aspetta, questo lo diciamo dopo, quello che si dovrà fare. Questa è un'altra visione presa dal progetto. Praticamente è una distesa di asfalto. Qui la vedete in tutte le sue varie vedute. Ecco, questo era il tipo di pavimentazione che era previsto, una specie di ghiacciottolato drenante. Oggi invece c'è l'asfalto. Questo è così, per fare un po' di atmosfera, Gaeta Channel ha pubblicato, pensando di fare un piacere, secondo me invece ci farà rimpiangere questa immagine in cui si vede il verde, che qui non si vedrà più. E questa è la visione satellitare dell'attuale campo da tennis. Guardate come diventerà dopo l'intervento. Ecco, questo è quello che si riuscirà a fare. Una stesa di asfalto, laddove invece si poteva fare, ecco, un giardino pubblico, un giardino pubblico di cui il quartiere ha bisogno, invece si farà una stesa di asfalto. Va bene, alcune considerazioni. Allora, la sosta, il traffico, il rumore rispecchiano il livello antropico delle aree urbane. Probabilmente, anche sicuramente, costituiscono il fallimento della pianificazione urbanistica, che si doveva porre a monte il problema di regolare il traffico e controllare le cause della congestione da auto. Secondo il mio parere, ma anche penso di tutti quelli che ci stanno ascoltando, almeno perché molti ci conosciamo, nei centri storici vanno privilegiate le aree di sosta fuori, anzi soltanto per i residenti. Non è giusto intasare le vie del centro storico dell'Aso con auto alla ricerca di sosta. Meglio farle attestare ai suoi margini e pedonalizzare gran parte del quartiere. Quindi quel parcheggio di Piazza di Sorgimento probabilmente non doveva proprio essere fatto. Si era pensato di fare il parcheggio agli spaltoni, oppure, cosa molto più intelligente, che era prevista anche dal PUT, di utilizzare i parcheggi di Serapo, che sono una grande quantità e sono molto inutilizzati. Invece si preferisce portare le macchine. Il centro storico, guardate, non inizia a Piazza Caboto, non inizia a Via Annunziata, ma inizia alle poste. Perché sacrificare anche quel pezzo di centro storico? È sbagliato. E qui sotto c'è la storia dei posti auto in sharing con quelli della ristorazione a Serapo. Vediamo velocemente un altro punto, che questo forse è ancora più grave, ma anche più semplice da intuire e anche da risolvere. Questo è l'intervento alla Panapesca. Queste sono le immagini tratte dai video di Adriano Pagano, che ha fatto dei servizi su questa struttura.
Qui la vedete, qui c'era la Regione Pesca, questa è la prima tranche degli edifici commerciali che qui verranno, perché la seconda tranche verrà messa qui, in quest'altra area. Ecco, qui la vedete in costruzione, no, dall'alto, questa è quella realizzata, questa è quella ancora da realizzare, questo è il campetto della Piaia. Queste sono le strutture dell'Intergroup, vabbè, insomma dalla visione satellitare si riconoscono i luoghi. Per chi non avesse mai visto o abbia curiosità di capire che cosa si prevede all'interno di questa struttura, come vedete qui ci sono una serie di negozi e attività anche molto grosse, 2300 metri quadri, 1266, comunque sono più negozi che messi insieme arrivano a dimensioni considerevoli, 7-8 mila metri quadri di superficie commerciale, che sono molto di più dei 2500 metri quadri, che è il discrimine tra le medie e le grandi strutture di vendita. Quindi questa inequivocabilmente è una grande struttura di vendita, perché tu non è che frazionando in tanti negozi meno di 2500 eviti tutti gli standard che dovresti avere per la grande distribuzione. Questo è stato un artificio, e un artificio di cui è riuscito, non so come, ma perlomeno non peggiorassero il traffico nella maniera che adesso vi farò vedere. Questo è il secondo piano, anche qui altri negozi. Va bene, questo però fa parte così più di una curiosità che del problema che dovremmo trattare, che è questo. Vedete, queste sono sempre immagini di Adriano Pagà. Entriamo subito nel punto. Il lungomare Caboto, quello che vedete, è la carreggiata. La carreggiata è fatta dalle corsie e dalle banchine laterali, è di 12,66. Poi c'è un marciapiede di 1,84 verso la ex Genovesca e 3,30 è il marciapiede più largo dal lato delle case. La carreggiata qui non cambia. Cambia che lato nuovo intervento dei negozi, praticamente viene allargato il marciapiede, viene fatta una aiuola centrale più una probabile pista ciclabile, qui viene indicata, questa è una sezione del progetto, eh. Che succede? Ecco, io per simulare il traffico ho preso in scala, proprio queste sono le dimensioni di un programma di disegno praticamente, dei veicoli. Guardate una macchina che viene da Formia e vuole entrare nel centro commerciale, perché se voi vedete, scusate un attimo prima, il centro commerciale, ecco questo in particolare, il centro commerciale ha gli ingressi e le uscite sulla strada. Ecco, qui le vedete, una, due, tre, questa diciamo che è unica, va bene, due, allora tre. Quindi praticamente si proietta sul lungomare Caboto con tre uscite. Che succede? Se una macchina viene da Formia e vuole entrare nel centro commerciale, che deve fare? Si deve mettere al centro strada e aspettare che le macchine in direzione Gaeta-Formia le lascino la possibilità di entrare. Però se il traffico qui è intasato come noi conosciamo nei pomeriggi, tardo pomeriggio e estivo, questa macchina qui avrà difficoltà ad entrare. Però intanto avrà invaso la carreggiata e il camion che sta dietro non riesce a passare. Quindi qui il traffico si bloccherà. Si bloccherà. E peggio mi sento se qui al posto della macchina gira un camion. Perché magari se al posto di questo grande camion c'è una macchina, qui riesce probabilmente a infilarsi tra le auto in sosta che ci stanno e la macchina che deve girare. Ma se è un camion che deve girare, probabilmente questo spazio, anzi sicuramente questo spazio non c'è più. Quindi si formerà una colonna, perché le macchine devono entrare in questo parcheggio. A meno che, e questo può essere pure, che si eliminino completamente le macchine in sosta, ma sarebbe una cosa che non si può sentire, insomma, perché tu levi un servizio pubblico per un privato e non è nell'ordine delle cose. Ecco, qui lo vedete ancora in tridimensionale, no? Questa macchina che deve entrare, la manovra che deve fare, è una manovra che secondo me dovrebbe essere vietata, completamente vietata. Tra l'altro, questa è una nota per dire come vengono fatte le cose, no? Un po' raffazzonate, il parere sulla viabilità viene data da un agente della polizia urbana che nel suo report dice che va bene la viabilità interna, cioè la viabilità a servizio dei parcheggi, non la viabilità a contatto con la viabilità pubblica
con la flacca. E sulla base di questo parere, qui lo vedete proprio riferito, qui abbiamo cancellato il nome per la privacy, praticamente sulla base di questo parere è stato dato il permesso a questa struttura di essere fatta. Che cosa bisognerebbe fare? Allora, bisogna impedire che chi viene da Formia attraversi due volte, cioè attraversi almeno una volta la corsia Formia, Gaeta, Formia, per immettersi nel centro commerciale, perché sennò crea quei problemi che dicevamo prima. Dovrebbe arrivare qui alla zona di San Carlo, qui c'è un semaforo che poi il PUT prevedeva di eliminare, quindi forse è giusto eliminarlo, girare e immettersi nel lato, nella corsia Gaeta Formia, nel lato quindi che costeggia il centro commerciale, ed entrare appena inizia la struttura, appena inizia l'area del centro commerciale, ed uscire all'altezza qui dei capannoni che saranno anche demoliti dell'ex della cartiera di Arbatax. Quindi questo centro commerciale dovrebbe avere un ingresso e un'uscita, non tre ingressi e tre uscite. Questo significa aiutare e non peggiorare le condizioni del traffico. Ovviamente questo tipo di lavoro avrebbe comportato di spendere qualche decina di migliaia di euro, perché bisognava, non so, ecco, fare una corsia di ingresso di qua, fare altre opere di sistemazione, altre cose. E i camion, secondo me, visto che questa è un'area portuale commerciale, purtroppo per Damiano mi dispiace, ma questa è un'area che è diventata commerciale pure, perché quest'area qui, un altro po', è grande abbastanza, insomma, i camion che vanno a fornire di merci, i camion in particolare, ecco, questi che devono fare la logistica, le cose, eccetera, dovrebbero entrare qui dallo svincolo del porto ed entrare in maniera indipendente, non devono intasare loro il traffico di attraversamento, perché il traffico di attraversamento e il traffico di questi negozi sono due cose diverse, sono due scopi diversi. E allora, nella logica del PUT, nella logica dell'ingegneria dei trasporti, separare i flussi di traffico è sempre buono, è sempre una cosa buona. Quindi qui, vabbè, questo l'abbiamo detto a parole, e questa è quella che propone anche la cosa, il PUT, che praticamente è questa la via di Sant'Agostino, cioè creare una corsia di accumulo di macchine, girare, qui c'è un semaforo, di eliminarlo, in maniera tale che anche chi viene da Formia per andare al centro commerciale fa questo tipo di svolta e entra nella sua mano, entra sulla sua destra. Un altro caso è questo dell'ultimo, quindi tra poco finirò, è quella che chiamano impropriamente la rotonda del porto, invece, come giustamente è stato sottolineato, è uno svincolo. È uno svincolo perché lì ci sono degli stop. Qui ha voglia a far vedere le magnificenze. Guardate quanti stop ci sono su questo svincolo. Cioè, chi esce dal porto per andare su via Mandolesi trova uno stop qua e quindi deve vincere il traffico Gaeta Formia. Poi deve andare a un altro stop qua e deve vincere il traffico Formia Gaeta. Chi vuole entrare nel porto deve vincere un altro stop, deve vincere il traffico Gaeta Formia. Quindi non so se questa riconoscevate, queste viste, questo il gruppo che avrà fatto qui evidentemente i lavori, ha fatto questo tipo di visione con il drone, però è stato utile per capire come poi funziona il tutto. Qual è la soluzione in questo caso? La soluzione in questo caso, che poi era la più elementare, era quella di incassare la flacca, i flussi di attraversamento, quindi mandarli a parte dai flussi urbani, e di creare delle complanari in maniera tale che chi doveva andare al porto, per esempio venendo da Roma, imboccava la complanare e andava nel porto. Chi da Formia voleva andare nel porto, imboccava questa complanare e andava nel porto. Cioè praticamente veniva data continuità in piano tra l'area portuale e l'area dell'ENI. Il traffico di attraversamento passava sotto. Adesso questo lo vedremo, ecco, ancora meglio qui. Vedete, questa è una visione tridimensionale
in cui praticamente i flussi di attraversamento passano sotto, quindi qui scendono, passano sotto e poi risalgono e si trovano in piano. Tenete conto che tutto questo è possibilissimo perché ci sono le lunghezze, che sono circa un centinaio di metri, per permettere con una pendenza del 7% di ficcarsi sotto a questa parte in piano con il porto e con l'area dell'ENI. Queste sono corsie praticamente percorse soltanto dal traffico locale, dal traffico del porto e dal traffico della raffineria. Poi per immettersi un'altra volta sulla Roma-Napoli, sulla FLAC, dalla corsia di Complanare ci si immette quando la parte in pendenza torna in piano con la parte della corsia Complanare. Quindi tutte le manovre vengono ridotte in questa zona, ma sono relative soltanto ai mezzi del porto, ai mezzi della raffineria oppure ai mezzi che vanno sulla via su via Mandolese. Ecco, questo praticamente io ho finito. Secondo me io non credo di essere uccello di malaugurio, assolutamente, è soltanto una visione un po' così di buonsenso, forse neanche tanto tecnica, diciamo così, per quanto un po' di tecnica ci sta, però voglio dire, non ci serve essere dei grandi esperti per capire, per esempio, che quel centro commerciale complicherà maledettamente la viabilità in quel tratto, o di comprendere che come questo che ti spacciano come rotonda invece è uno svincolo con 5 stop. Quindi anche qui, quando il traffico sarà intenso, ci saranno dei problemi. Grazie, io ho terminato. Ok. Marcello, ti ringrazio per questa esposizione. Per quanto riguarda il prosieguo della giornata, io darei con prenotazione, anche attraverso la chat, diciamo gli interventi di 3-4 minuti ad ogni persona, amico che vuole intervenire. Da questo momento possiamo passare agli interventi. Posso, Silvio? Sì. Antonio? Sì. Vai, Antonio, vai. Allora, innanzitutto, ecco, io mi limiterò soltanto alla zona che... Scusa, non ti vediamo però, Io ho la telecamera, ce l'ho attaccata. Vabbè, ti sentiamo soltanto, va bene. Vabbè. Io mi limiterò per ora soltanto alla zona di Corso Italia perché ci abito, perché la frequento. Poi, casomai, le altre casistiche di Marcello molto interessanti interverrò dopo. Per fare questo mi sono avvalso anch'io di quello di cui si è avvalso Marcello, cioè del decreto ministeriale del 5 novembre del 2001, e soprattutto io non conosco il PUT di Gaeta, ho preso un PUT di un comune più o meno simile. Voglio aggiungere, a conforto di quanto ha detto Marcello, che addirittura manca Corso Italia così com'è, non è vivibile per carico e scarico di merci, non è possibile un eventuale mezzo di soccorso, ma anche le cose comuni, un corriere espresso che debba consegnare un pacco, la raccolta dell'immondizia. Sono tutti problemi che creano dei grossi intralci. Ma soprattutto nel punto di Gaeta, io non so se si era previsto, come ha detto giustamente Marcello, la funzione originaria di Corso Italia, che era una strada di collegamento, una strada principale, una classificazione delle strade. E in base alla classificazione, ciò che si potrebbe fare, ad esempio, se le strade possono essere attraversate e vi sono alcune attività che si escludono fra di loro, quindi dovremmo vedere se tutte le strade sono percorribili dai mezzi pubblici, ovvero se sono dotate di piazzole di sosta, se
hanno, se per tutte le strade è possibile fare la pista ciclabile. Io sono perfettamente d'accordo sul fatto che i parcheggi debbano essere fatti esclusivamente paralleli alla strada, perché non c'è lo spazio per poter fare la manovra di uscita dei parcheggi a spina di pesce. Anche perché, mentre è facile controllare il parcheggio parallelo, perché la macchina non deve fuoriuscire dalla striscia blu, diventa difficile controllare la coda delle macchine che si mettono a spina di pesce, che quindi molto probabilmente invaderanno per buona parte anche la corsia di marcia. Quindi per ora io mi fermo, però ecco, dico che bisogna assolutamente tener conto delle misure minime, come ha detto Marcello, indicate sia dal decreto ministeriale e sia, io non so se il Putti di Gaeta l'ha indicato, ma perlomeno le corsie devono essere dai 2,50 ai 3,50 per poter avere un minimo di percorribilità in tranquillità, senza avere problemi di alcun genere. E poi c'è questa grande commistione fra pedoni, piste ciclabili. Io ho un passo carrabile, quindi dovrò munirmi di semafori, di telecamere e quant'altro per poter uscire, anche perché poi d'estate le piste ciclabili... la pista ciclabile, che dovrebbe essere a senso unico, invece viene percorsa in entrambi i sensi e ad alta velocità. Quindi ci vorrebbe anche vigile a controllarlo, perché io che so che il traffico proviene soltanto da destra, quando esco guardo soltanto a destra, mentre mi arriva all'improvviso una bicicletta a tutta velocità da sinistra. Tutta questa commissione sarà soltanto pane per gli avvocati. Ho finito. Va bene. Grazie Antonio. Qualcun altro si è prenotato? Silvio, se posso, sì. Luca, a te. Io aggiungerei solo due cose alla relazione di Marcello, che peraltro è apprezzabilissima, molto circostanziata, sia sintetica che circostanziata. E sono altri due esempi che ci fanno un po' capire come le situazioni poi progressivamente si aggravano, perché il numero di interventi aumenta. Uno degli interventi fatti di recente, poi inizialmente criticato, ma poi se ne sono dimenticati probabilmente tutti quanti, è l'intervento di via Bologna, dove la segnaletica stradale a terra è francamente incomprensibile, perché abbiamo dei parcheggi livello asfalto galleggianti in mezzo alla strada e le macchine separano in un tratto di via Bologna la porzione di sezione stradale dedicata alla pista ciclabile dalla corsia di marcia. Quando non c'è la macchina parcheggiata, la macchina deve arrivare, invece di trovare a fianco a sé il cordolo che delimita la pista ciclabile, trova solo delle segnaletiche orizzontali galleggianti, e quindi spesso le macchine parcheggiano male, o potrebbe succedere, in aggiunta a quello che diceva nell'intervento poc'anzi il nostro amico, che la macchina può prendere la bicicletta e nel frattempo da via Garibaldi scende verso Sera. Cosa poi ancora più strana, a un certo punto decidono che la pista ciclabile non è più sulla carreggiata stradale, ma sale sul marciapiede e improvvisamente, quindi, c'è, senza alcun tipo di segnaletica corretta, senza alcun tipo di dissuasore, un marciapiede diventa un luogo di passaggio in commistione fra il pedone che dovrebbe andare al mare e il ciclista che vorrebbe andare al mare. Quindi questo è uno degli esempi e ce l'abbiamo operativo già da tempo, quindi mi sembra emblematico. L'altro esempio che del quale vedremo tutto lo splendore fra breve, perché lo inaugureranno, è il nuovo corso attico, e non so se voi avete avuto modo di dare un'occhiata alla sistemazione che è stata fatta. Io ci ho dato un'occhiata perché ci passo spesso, lo studio a Via Europa, quindi spesso passo sul lungomare, faccio la passeggiata la mattina, e soprattutto come normale cittadino assiduo frequentatore di Hermes, perché ci vado spesso a pranzo. L'altro giorno vi racconto che un paio di volte a pranzo a cena mi sono trovato a cenare lì nella nuova poi sistemazione esterna che Hermes ha potuto fare, perché devo dire meritoriamente questo intervento porta spazi pedonali verso i locali commerciali, quindi consente ai locali commerciali di servire
i propri utenti senza dover far attraversare la strada al cameriere, il che mi sembra un dato positivo. Qual è il dato negativo in questo intervento? Da quello che io vedo, ma non vorrei neanche sembrare così tanto saccente, sono due aspetti. Il primo è quello delle pendenze, perché sostanzialmente loro non hanno fatto un lavoro di modellazione del terreno. Il progetto si manifesta in tutto il suo essere solo planimetrico, per cui c'è una forte pendenza dal centro di Lungomare Caboto ad arrivare verso le case, quindi verso i locali. Questo potrebbe generare, mi auguro che non succeda, nei periodi di forti piogge e di mareggiata da mare, dove c'è la pressione sulle fogne che arriva dal mare, potrebbe generare dei problemi di allagamento che già in passato ci sono stati quando fu, per esempio, rifatta Piazzetta Buonomo. Ma l'altro dato ancora più, per entrare nel discorso infrastrutturale dei parcheggi, ci è mostrato dalla sistemazione della corsia, non quella di Lungomare Caboto, ma della corsia parallela che è la vecchia via Buonomo, sostanzialmente, il vecchio corso acqua, che prima aveva una sistemazione in asfalto e aveva i marciapiedi da una parte e dall'altra che si alzavano e aveva dei cigni. Venendo da Formia verso la Triestina, per capirci, sulla destra trovavamo un marciapiede molto stretto che adesso è stato ampliato, poi c'era una strada con una forte conca, quindi molto sopraelevata in alto, e poi c'era quella sistemazione con gli alberi e i parcheggi all'interno, che è stata sostituita invece da una pista in San Pietrini con dei parcheggi neanche a spina di pesce, ma a forchetta, proprio ortogonali rispetto a questa carreggiata. Questa carreggiata, cosa ancora più strana, si trova in soluzione complanare con il marciapiede, cioè il marciapiede dove io mangiavo l'altro giorno da Hermes non è sopraelevato rispetto alla carreggiata dove cammina il motorino, cammina la macchina. E all'incirca io vedo scarsi 5 metri di carreggiata più i 5 metri di profondità del parcheggio, dello stallo di parcheggio ortogonale. Ora immagino cosa potrebbe succedere. Il cielo ci ha indicato problemi. E io lì vedo il problema che se il motorino sta frecciando o la macchina sta camminando e magari qualcuno si distrae, e come al solito abbiamo la macchina che deve uscire a retromarcia dal parcheggio, purtroppo qualcheduno sterzerà e finirà sul Luca Tallaro che sta mangiando al tavolino da Hermes. E questo mi sembra una cosa di un'evidenza, potrebbe succedere. Quindi queste due osservazioni che facevo, senza poi voler entrare in altri casi che ho avuto modo di studiare un po' meglio, uno dei quali mi ci tengo un po' di più è quello di Piazza Risorgimento, che per me è davvero sconvolgente, ma per altri aspetti che non riguardano tanto l'aspetto infrastrutturale, lì è proprio un aspetto di sostenibilità paesaggistica, ambientale, di decoro del centro storico che è stato completamente dimenticato nella valutazione di questo progetto. Questi due esempi che vi ho fatto invece mi servivano per aumentare argomento di discussione oltre agli esempi portati da Marcello. Va bene. Luca, grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Devo intervenire? Vai Damiano, vai. Allora, prima di passare un po' alla zona di cui compete, come Marcello ha fatto notare, spero che non mi tolgano i parcheggi davanti all'ufficio, è una battuta ovviamente. Mi voglio allacciare un attimo al discorso dell'architetto relativamente a Via Buonomo, Piazzale Hermes, Lì i danni sono incalcolabili, perché le scelte potevano essere completamente diverse, perché hanno dimenticato che alle spalle c'è via Indipendenza, dove ci sono una serie di negozi, di attività commerciali, che hanno bisogno di cariche e scarico, che hanno bisogno di persone che eventualmente devono sistemarsi un attimo per andare a raggiungere queste attività commerciali. Hanno fatto una cosa solo dal punto di vista estetico. Da un punto di vista funzionale non c'è nulla che funzioni, al di là delle pendenze, al di là della vicinanza dei tavolini ai mezzi che circolano, al di là dello proprio che hanno fatto togliendo anche i platani e così via. Ma purtroppo, caro Silvio, lo dico a te per dirlo a tutti, queste cose ormai sono state fatte, perché avevi ragione quando all'inizio dicevi che una volta si conoscevano i progetti, questa volta non, né te li fanno conoscere e poi li modificano anche di volta in volta, quindi lì sarà una cosa secondo me
di cui non si sono resi conto. Basta vedere la mattina quando passate i camion che devono scaricare per quell'attività commerciale che stanno all'interno, dal fioraio al macellaio al fruttivendolo o altri, c'è una fila di camion che non sappiamo dove si andranno a sistemare per fare più spazio. E comunque, tornando un po' alla zona su cui Marcello mi ha solidificato, diciamo, il fatto della via e della cosiddetta rotonda chiamato svincolo, vorrei ricordare a Marcello solo questo: lui è stato chiaro e ha fatto notare già tutte le difficoltà che ci saranno, perché saranno enormi, soprattutto per il centro commerciale, perché fortunatamente sullo svincolo qualche accorgimento l'hanno ascoltato mentre lo facevano. Marcello, quello svincolo non si poteva neanche fare, perché prima di realizzarlo avrebbero dovuto in consiglio comunale revocare quell'idea che tu hai adesso esposto, cioè del sottopasso per le macchine in direzione Formia, Gaeta Formia, perché in consiglio comunale credo sindaco Magliozzi adottarono un provvedimento che prevedeva proprio un sottopasso, per cui chi ha firmato poi lo svincolo, la rotonda, lo vogliamo chiamare, non si è neanche preoccupato di andare a vedere i deliberati che c'erano e quindi di farli almeno revocare, per una questione pure di, dico così, di forma, di trasparenza al consiglio comunale, e hanno previsto questo fagiolo, come l'hanno chiamato. Quindi io sono fortemente preoccupato, come te Marcello, per quando ci sarà l'incremento del traffico, perché non credo che ci saranno tutti questi cittadini così ordinati e rigorosi del codice della strada che andranno a girare la rotonda di San Carlo per entrare nella ex via attuale adesso Conad, perché là sarà un disastro. Spero che si possa in futuro, diciamo, trovare qualche soluzione alternativa, ma la vedo difficile a questo punto, per evitare ciò che là accadrà. Comunque, il discorso è, io questo lo dico molto a Silvio spesso, perché con Silvio che mi confronto troppo, ormai quando questi provvedimenti, anche di una grossa importanza economica, sono stati realizzati, è molto difficile intervenire, cioè, e forse anche spiegare ai nostri concittadini della bontà dell'intervento che tu hai fatto, perché può sembrare essere cavillosi, può sembrare tutto il resto, così come abbiamo fatto quando abbiamo fatto osservazione al PUT, dove a via annunziata volevano prevedere, come hai detto giustamente tu, il traffico verso Gaeta Vecchia a senso unico per camion, autobus e così via. E adesso vi faccio un po' ridere. Ieri, l'altro giorno, ho sentito un'intervista del sindaco che si vantava del fatto che via annunziata tutte le sere dalle 19 sarà ZTL, quindi non più quell'idea balorda, lasciate passare il termine, del PUT che pure hanno ben pagato a qualcuno dell'Università di Cassino. Basta, mi sono sfogato abbastanza. Vabbè, c'è qualcun altro che vuole intervenire? No, una cosa da chiarire con Dabbiano. Credo che il sottopasso posso... Se c'è una coda di interventi. Sì, scusa Laura. No, intervengo dopo. Sì, Laura, vai. Scusa, visto che... Aspettate che apro un attimo la telecamera. Sì, io innanzitutto ho ascoltato, buonasera a tutti, ho ascoltato attentamente ed è stato tutto molto interessante, e quindi penso che insomma le criticità siano ben riposte in questi progetti, perché a volte effettivamente non seguono un filo logico, non lo so come vengono fatti. Volevo soltanto portare all'attenzione un'altra criticità sulla zona Conca dove io abito. Noi abbiamo sollecitato anche con una raccolta firme l'installazione di dissuasori per la velocità, perché nel tratto che va dalla Canzatora fino praticamente al porto commerciale adesso non è tanto il traffico estivo congestionato, perché si creano i tappi poi davanti, e adesso forse sarà pure peggio, e ve lo potrò anche testimoniare perché io abito qui praticamente al Parco Conca. Però soprattutto la sera e la mattina, anche presto, quando non c'è traffico, cioè le macchine corrono da morire, cioè proprio
qui sotto si va a 120, 130, 140. Da quando abito qui sono una quindicina d'anni, avrò visto almeno 7-8 morti, insomma, nel giro, nell'arco di 200-300 metri di strada. Questo perché, come giustamente dicevate voi, il traffico corrente, scorrevole, si mischia poi a svincoli, attraversamenti. Addirittura vi ricordate tutti quel ragazzo che morì sotto al camion, che stava a spasso con il cane e che c'aveva il garage sotto casa mia. Quindi ecco, io volevo soltanto portare all'attenzione questa cosa, anche vostra, e se possibile, ecco, sollecitare, o comunque avere anche un'idea di poter creare, ripeto, non parlo di autovelox, perché poi qualcuno potrebbe storcere il naso, anche se a me, che ci abito e ci passerei comunque tutti i giorni, non farebbe una lira di danno. Però quantomeno quei dissuasori arancioni che hanno messo, diciamo, se andate verso Cassino ce ne stanno in vari punti, per far capire comunque la pericolosità del tratto, ma anche questa strada non è pericolosa soltanto per gli attraversamenti, ma proprio come è costruita, perché la curva di Villaccetta è fatta al contrario. A certe velocità, siccome il manto non è dritto e non è verso l'interno a monte, ma è al contrario, cioè la pendenza maggiore sta verso l'esterno, quindi le macchine che vengono da forma alta velocità vengono sbalzate completamente nell'altra corsia e viceversa, per quelli che corrono, che vanno da Gaeta verso Formia, vanno fatte praticamente contro il muro, infatti c'è la lapide proprio di fronte lì. Quindi è una strada estremamente pericolosa, bisognerebbe veramente 50, 60, massimo 70, perché la gente non si rende conto del pericolo di questa strada quando si corre, perché come un niente è sdrucciolevole, perché comunque non viene riasfaltata tutti gli anni, e con un minimo di pioggerellina ti sbalza dall'altra parte. Quindi volevo portarvi questa testimonianza e vi ringrazio per tutto il lavoro che avete fatto ed è stato veramente interessante. Grazie. Grazie Laura, grazie Laura. C'è qualcun altro? Se no, diamo un attimo la parola da capo ad Antonio. Io avrei sarei... Maurizio sì. Aprea. Sì. Sì. Dunque, io volevo, vabbè, intanto per quanto riguarda, diciamo, praticamente il centro commerciale che è in corso di realizzazione, sarà sicuramente, insomma, condivido tutte le cose che sono state dette. Credo che sarà molto difficile limitare i danni, diciamo, che questo intervento porterà, perché la situazione, insomma, non ci sono infrastrutture adatte per servirlo, diciamo, in qualche modo. Nel momento in cui si è pensato questo intervento, non è stato richiesto evidentemente nessun diciamo progetto che riguardasse l'accessibilità e la compatibilità, insomma, di questo intervento con l'esistente, con la situazione esistente. E poi c'è il fatto che comunque va rimandato un po' a un discorso di assetto più generale che riguarda il fatto che Gaeta ha una strada che è quella di Sant'Agostino, diciamo, che potrebbe essere lo sfogo del traffico interurbano e regionale e quindi dei mezzi pesanti. Naturalmente c'è il problema di come raccordarlo alla viabilità esistente. Tuttavia, diciamo, di questo intervento se ne è parlato molti anni fa, tanti anni fa, e praticamente a un certo punto si è prevista anche una possibilità di portare la strada a ridosso della montagna di Sant'Agostino per poter liberare completamente la spiaggia e l'abitato, diciamo, l'insediamento ormai esistente dal carico di questo flusso di traffico, che poi praticamente rende anche rischiosa, diciamo così, la fruibilità, diciamo, della spiaggia, no?
E niente, e questo è, diciamo così, alcuni appunti, diciamo, per una riflessione più nel futuro, perché ormai mi sembra che le cose così a breve possano essere risolte sicuramente in parte con l'intervento di cui parlava già Marcello, ma che secondo me comunque non risolverà il problema del centro commerciale, che è, diciamo, per come è stato pensato, e soprattutto con la, insomma, lì si è parlato di, cioè, se noi sommiamo piccole aree che poi diventano nell'insieme, che poi insieme fanno una grande area, noi abbiamo un centro commerciale che avrà un impatto non urbano ma interurbano, cioè nel senso che ci sarà sicuramente un'attrazione di questo intervento su un traffico che viene da Formia, almeno dalla periferia di Formia, magari da Itri o cose del genere. E poi un'ultima cosa riguarda i parcheggi, cioè il parcheggio di cui parlava Marcello, quello che dovrebbe sostituire i campi da tennis. Ecco, io mi chiedo perché, o meglio, non perché, cioè i parcheggi dovrebbero avere delle norme che riguardano il verde e quindi l'inserimento di verde all'interno dei parcheggi. Se noi potessimo, come dire, avere una norma che sostituisce ogni 5 macchine, toglie un posto macchina e ci mette un albero, noi potremmo avere un parcheggio alberato. Questa cosa si ripete in tanti casi, no? Cioè a Formia abbiamo Piazza Mercato, che è una distesa di asfalto, anche quella, insomma, che è sgradevole, diciamo così, e che però potrebbero essere risolte queste grandi aree, almeno parzialmente, diciamo, però con l'introduzione di alberature che in qualche modo ne attutiscono l'impatto e che peraltro creano anche delle zone d'ombra che possono essere utili nell'ambito di un parcheggio. Tutto qui. Va bene. Io in rapporto alle cose che sono state dette vorrei puntualizzare due cose. La penultima che ha detto Maurizio Aprea. Certo, in passato si è parlato dell'adeguamento della Sant'Agostino come completamento della pedemontana di Formia. Poi le cose vanno insieme, insomma. Però quello è sempre una valvola di sfogo. Per quanto riguarda invece il centro commerciale, che dopo domani, mercoledì, sarà inaugurato, sarà aperto, perché l'inaugurazione con le autorità sembra che sia stata fatta venerdì, quello che noi abbiamo è la parte B costruita di tutto il progetto. C'è la parte A, quella che sta praticamente vicino al campo sportivo, che potrebbe in questi giorni qua, perché ho visto che stanno pulendo e tutto, fare da parcheggio per il centro commerciale. Però lì ci verrà un'altra struttura. Noi abbiamo contato complessivamente un 100 posti auto, che sono nettamente inferiori a quelli che servono per quella struttura, che è diventata una struttura di grande distribuzione. E lì sta anche l'inghippo. 3 strutture di media distribuzione sono diventate una struttura di grande distribuzione. Se prima c'era uno standard di 1 metro quadrato di commerciale, 1 metro quadrato di parcheggio, oggi c'è 1 metro quadrato di commerciale, 2 metri quadrati di parcheggio. Questi standard non ci sono. Molto probabilmente nella conferenza di servizio sicuramente era prevista una complanare che non è stata fatta, e quindi c'è tutta una serie di problemi sui quali poi noi con un altro incontro vorremmo ritornare, perché sicuramente c'è qualcosa che non quadra complessivamente in tutto il progetto. Come potremo ritornare a breve anche con un altro incontro sulla stazione, ex stazione di Gaeta, dove
succedono sempre le stesse cose, dove vai c'è sempre qualcosa che non quadra. Salvatore voleva intervenire? Salvatore? Chi è che voleva intervenire ancora? Io, Silvio. Silvio. Luca. Io, se posso, integrerei con un altro aspetto, perché poi, in effetti, vedete, abbiamo parlato di infrastrutture, abbiamo parlato anche doverosamente degli aspetti tecnici legati alle dimensioni, le carreggiate, il posizionamento dei posti auto in relazione alla dimensione della carreggiata, che è tutto corretto, ma è una parte del problema. In realtà qui il problema più grave è la domanda che non si sono posti negli ultimi 10 anni. Quando questa amministrazione per la prima volta è stata eletta, probabilmente già immaginava in sé di avere un bis, era stata eletta con una potenza elettorale notevole, e in ogni caso una delle prime cose che avrebbe dovuto, su cui avrebbe dovuto mettere mano, a mio parere, era il piano regolatore. Il piano regolatore senza il PUT però è un piano regolatore dal punto di vista infrastrutturale un pochettino smorzato, diciamo, no? Con meno potenza, perché ovviamente oggi la concezione della pianificazione urbanistica è cambiata, vedete, una volta si facevano dei piani urbanistici, piani regolatori generali che ingessavano la città. Oggi si concepisce il piano regolatore in maniera un po' più fluida. In che senso? È uno strumento un po' più flessibile che opera proprio dal punto di vista del principio del piano per strumenti attuativi, per progetti nei quali si inserisce anche il project financing in alcuni casi. E ricordate questa parola, perché poi alla fine vi dimostrerò quanto il project financing può funzionare o non funzionare in relazione alle scelte strategiche che si fanno. Perché purtroppo noi siamo senza un piano, cioè abbiamo un piano che però non è più uno strumento ormai funzionale per la città, è stato fatto nel 73-74, insomma, approvato in quegli anni, quindi le esigenze sono cambiate, la città è cambiata e sono state fatte anche in questo periodo però alcune scelte strategiche che fra di loro sono confliggenti, sono in conflitto, perché se io penso al parcheggio degli Spaltoni, al parcheggio di Piazza Risorgimento, alla modalità con cui si sta cercando di fare la ZTL, e poi le dichiarazioni del sindaco che 2 settimane fa dice che vorrebbe fare i parcheggi scambiatori al tribunale, allora qui io non capisco qual è la logica che lega queste 4 cose insieme. Perché allora prima di partire con questo, tu devi decidere qual è la strategia. Tu devi decidere se le macchine che arrivano da fuori, la massa di turisti che comunque il fine settimana, per fortuna, grazie anche ad alcune politiche dell'amministrazione, affolla la città, devi decidere queste macchine, se le vuoi fermare ai vigili del fuoco, se le vuoi fermare al tribunale, se vuoi fare gli spaltoni o li vuoi far arrivare a Piazza Risorgimento. Se tu adotti tutte e 4 le soluzioni, quelli ti arriveranno fino a Piazza Traniello, perché vorranno arrivare dentro il locale dove mangeranno la pasta con le vongole. E questo qua purtroppo è un problema che bisogna porsi. Bisogna porselo a monte. E perché vi parlavo di project financing ed eventuale riuscita del project financing? Perché vedete, dopo che si è fatto tutto un macello per il parcheggio degli Spaltoni, e parlo di macello perché addirittura si è riusciti a convincere il Consiglio regionale a denucleare dall'area del parco di Monte Orlando la zona del parcheggio degli Spaltoni, perché altrimenti è stato possibile fare più di quello che c'è adesso, ovvero una sistemazione di un parcheggio a raso. Invece lì è previsto un multipiano, la cui edificazione era incompatibile con le norme del piano. A quel punto quell'area è stata denucleata. A un certo punto questo progetto va avanti e mi risulta sia uscito fuori uno studio tecnico-economico che dimostra che questo intervento che va fatto in project financing sarebbe non redditizio. Questo è il motivo per cui probabilmente si corre a fare Piazza Risorgimento, perché purtroppo gli Spaltoni forse non c'è un privato che li vuole fare, ok? E l'amministrazione non ha i fondi oggi per dire facciamo un parcheggio su finanziamento completamente pubblico sugli Spaltoni. E allora qui casca tutto quanto, perché il problema è che se tu hai puntato diversi anni fa sugli Spaltoni perché dovevano risolvere il problema infrastrutturale
e poi ancora non li hai fatti, ti devi accontentare adesso quest'estate di 60-70 posti in una distesa d'asfalto a Piazza Risorgimento. L'ultimo aspetto che voglio trattare è quello dei parcheggi degli stabilimenti balneari, perché vedete, è ragionevole anche pensare che ci possa essere un uso misto, un po' più dedicato alle attività balneari che poi alle 7 di sera chiudono, e poi dalle 7 di sera in poi un uso un po' più pubblico, e quindi far funzionare questi parcheggi come infrastrutture per le persone che la sera escono e devono parcheggiare per poi spostarsi all'interno della città. Esiste il problema di natura pratica, cioè che quelle aree sono in concessione demaniale e i responsabili sono gli stabilimenti balneari. Qualora succedesse un sinistro al di fuori dell'orario di apertura dello stabilimento balneare, all'interno di quei parcheggi, nascerebbe un problema. Quindi prima di pensare di utilizzare i parcheggi di Serapo, forse bisognerebbe anche rivedere il rapporto che c'è tra stabilimenti balneari, parcheggi stessi, quindi forse un ridimensionamento delle concessioni demaniali per favorire l'utilizzo di quei parcheggi, perché altrimenti non se ne viene fuori. Allora, se non è possibile una soluzione del genere, Luca, non ti sentiamo. Io mi chiedo se forse non hai un paio di parcheggi multipiano. Questa soluzione ti consente di arrivare molto vicino al centro e poi lì di spostarti davvero a piedi, perché ovviamente lì c'è spazio, quindi e sei molto vicino al centro. Qual è il problema invece di Gaeta? Che Gaeta è una città che si estende a un centro molto sfilacciato che poi da Elena arriva verso Sant'Erasmo, e quindi Luca, non ti sentiamo e non ti vediamo. No, no, non vedo Serapo come soluzione. Io francamente vedevo come soluzione tutti gli spazi che abbiamo di parcheggio davanti al... Luca, non ti sentiamo, ti muovi troppo. Sotto la Virgilio. Luca, non ti sentiamo. Luca, i costi auto con il multipiano notevole davvero, porterebbe anche una risistemazione fuori di tutte quelle aree che potrebbero diventare un progetto urbano davvero interessante. In quel nodo lì potreste arrivare a piedi a Serapo, prendere una navettina e arrivare a Serapo, potreste arrivare a piedi al centro, e quindi potrebbe avvantaggiare anche le attività commerciali che già esistono sul centro e che sul corso forse boccheggiano per via dei parcheggi. Potresti avere delle navette che ti portano facilmente, invece di avere questo trenino a 2 euro, potresti avere delle navette pubbliche che ti portano a Gaeta Vecchia. Quindi secondo me il nodo su cui lavorare sarebbe quello, a livello di progetto urbano, ma questa è una logica che va sviluppata sin dall'inizio, purtroppo, quindi bisogna inserirla in qualche modo negli strumenti che noi dobbiamo andare ad approvare. Se dobbiamo andare a approvare un piano regolatore di cui sono stati fatti degli studi, inevitabilmente se questa idea non passa, poi è difficile farla dopo per progetti. Quindi nasce tutto dall'idea di partenza. Se si vuole dare un'impronta, un ordine e una strategia, allora si inizia a programmare e si fa programmazione urbanistica. In questo caso non è stata fatta, c'è stata a mio parere una scelta che è quella di arrivare subito a risultati per interventi. E purtroppo però questo poi rivela un po' con i risultati che vediamo un po' la sua pochezza, perché poi gli interventi fra di loro non dialogano, ciascuno di loro crea dei problemi, e insieme poi gli interventi visti nel loro complesso creano una sommatoria di problematiche, delle quali oggi non conosciamo né l'entità, perché le dobbiamo mettere a regime questi interventi che oggi sono in fase di definizione, non conosciamo neanche la loro effettiva risolvibilità, perché se i problemi si creano adesso non sapremo neanche come metterli a posto. Questa era la mia idea aggiuntiva che volevo condividere con voi. Ok,
Ti ringrazio Luca, qui siamo quasi alla scadenza dell'impegno temporale praticamente. Se c'è qualcun altro che fare un brevissimo intervento, se no... Se non vi sono nuovi interventi, volevo puntualizzare una cosa che probabilmente è sfuggita a Damiano. Se non vi sono altri... Però brevemente, Antonio, perché sì. Sennò andiamo fuori tempo e rimaniamo senza collegamento. Sì. Innanzitutto credo che il sottopasso, ero io assessore, non sia stato mai approvato, perché alla conferenza dei servizi non era presente il COTRAL. Tanto è vero che, a parte il fatto che iniziava molto molto prima, da dove l'ha evidenziato Marcello, quasi all'altezza di San Carlo, quindi non credo che sia stato approvato. Però l'idea di Marcello è buona, è ottima, ma va anche congiunta perlomeno ad una costruzione di un ponte sopraelevato per i pedoni, da decidere dove farlo, più o meno all'altezza della fermata del Cotral. E poi una cosa che è importante come premessa: Marcello ha evidenziato una delle strade di ingresso di Gaeta, l'altra strada di ingresso di Gaeta è via Fontania e Corso Italia, cioè sono strade che consentono l'ingresso di mezzi pesanti, perché altrimenti non, se l'ingresso unico è via Lungomare Caboto, bisognerebbe fare tutto un giro della Malora per poter poi arrivare a tutte le parti della città. E poi e chiaramente il PUT va costruito secondo le gradualità prescritte dalla legge, l'autostrada urbana, che è quella di accesso e di uscita alla città, che può essere anche una strada veloce, poi le strade di quartiere, le strade residenziali, e ognuna di queste deve avere una sua funzione e deve essere in grado di supportare ciò che vi si vuole fare, cioè non tutte potranno supportare la pista ciclabile, non tutte potranno supportare i parcheggi a spina di pesce, anche perché mancheranno sempre le piazzole di sosta per i mezzi pubblici, ma soprattutto lo spazio adeguato per i mezzi, anche di, chiamiamolo di soccorso, ma di vita comune, ripeto, la raccolta dei rifiuti, i corrieri espresso, che oggi non possono parcheggiare a Corso Italia a meno che non si debba bloccare il traffico. Va bene. Per il parcheggio della stazione, io non so se quella zona prevedeva già parcheggi, ma non sarebbe stato opportuno, oltre al corso che deve fare la magistratura, raccogliere delle firme affinché parte del parcheggio della stazione privato possa diventare invece pubblico, almeno il 50%, con una convenzione? Io non lo so. Va bene, allora, questo è uno degli argomenti sui quali prossimamente ritorneremo, come un altro incontro che vogliamo fare è sulla sistemazione, sempre se i progetti non sono cambiati rispetto a quelli che noi abbiamo, sulla sistemazione della zona del porticciolo Santa Maria, sempre a Gaeta medievale. Quindi abbiamo due o tre argomenti da portare all'attenzione, non sempre in maniera così informativa, perché vogliamo fare politica con i cittadini, la politica a 360 gradi, senza togliere nessuno da questi incontri. Quando saremo in grado di poterli fare anche così, non da remoto, ma anche in una sala, saremo molto più soddisfatti, perché il calore umano è quello che manca poi alla politica. Marcello, se tu vuoi concludere rispetto anche alle cose che sono state dette, così poi ci salutiamo. Scusa Silvio, posso dire solo una cosa? I parcheggi sulla Flacca, visto che le piazzole di sosta sono cioè, divieto di sosta ormai e di rimozione. Sì, i parcheggi sulla Flacca secondo me non sono possibili proprio
per un problema di viabilità nazionale. Marcello, vuoi intervenire un attimo e concludere? Sì, dunque, per conclusioni, io vi ringrazio tutti della partecipazione, ovviamente. Mi dispiace non aver, tutti non abbiamo sentito alcune proposte che faceva Luca Tallaro riguardo, magari poi in qualche colloquio gli sarei grato a lui se le portasse a conoscenza un po' di tutti, magari anche in un'altra occasione. Io credo che la necessità... Probabilmente era la linea. Sì, perché ti sei mosso, camminavi, e quindi credo che la necessità di informarsi, di rimanere informati, ma anche io vorrei fare una specie di riflessione, cioè secondo me chi amministra, ma anche chi gli sta intorno, i consiglieri, la parte burocratica del comune, devono essere, secondo me, attrezzati, mentalmente attrezzati verso il bello, verso il buonsenso, verso delle cose che un buon padre di famiglia, una volta la mia venerante età mi ricorda Giovanni Viola, il preside, che diceva il buon padre di famiglia, no? Cioè, ma a nessuno sarebbe venuto in mente di mettere un centro commerciale con tre uscite su una via nazionale già di per sé intasata. Prima di collegarci con Francesco Carta dicevamo probabilmente, e questo forse dovrebbe essere documentato, la rotonda di Panorama, mi dicono che è stata pagata da Panorama e da Orlando. Cioè, quelli mo perché dovevano spendere quei soldi? Però giustamente il comune li avrà imposto, senti, tu ti fai un centro commerciale e pensa pure a dare qualcosa alla collettività. Dai. Cioè non si può soltanto prendere. È un'amministrazione saggia, questi limiti deve saperli mettere. Non è possibile fare diversamente. Ecco, allora, il sindaco intraprendente, una struttura comunale che purtroppo non, su molti problemi non si è dimostrata all'altezza, l'ignoranza di alcune norme, cioè alla fine provocano un disagio a tutta la collettività. Ecco, noi non andiamo a sindacare se in quella struttura ci sono volumi in più, superfici in più, non ce ne importa niente. A noi ci importa il rapporto di questa struttura con la collettività, che affinché tutti questi interventi non peggiorino la qualità della vita della città. Ecco, forse questo è il messaggio finale del nostro incontro. Grazie. Marcello, giusto per concludere, noi a Babbo Morto possiamo dire questo, no? Però sicuramente per quanto riguarda cosa uno avrebbe fatto in quella zona, prima di tutto non l'avrebbe venduta a un privato, una zona di così tanta importanza. Se vediamo che il senatore Fazzone non più tardi di 2 mesi fa alla finanziaria ha presentato un emendamento per avere soldi per costruire in area portuale la stazione marittima per i traffici da crociera e tutto, quello poteva essere uno dei modi per poter utilizzare quella cosa, quel terreno, e non cederlo ad un privato, perché là chi ci ha guadagnato è stato soltanto Panatti, che ha acquistato e ha venduto. Con la benedizione del consorzio industriale. Certo. E della regione Lazio che ha dato il cambio di destinazione d'uso, Silvio, diciamo anche questo. Sì, tutto. Per cui praticamente le cose devono essere viste a tutto tondo. Oggi abbiamo parlato di questa cosa, poi su questo argomento ci stanno tante altre persone che stanno vedendo e forse anche sicuramente indagando, e vediamo quello che succede, perché quello che manca in ogni caso in questa amministrazione è la trasparenza. Allora, noi con questi incontri vogliamo un pochino superare questa mancanza di trasparenza. Oggi eravamo in 14, ci auguriamo anche l'orario, le partite e tutto, ma noi abbiamo parlato, questa cosa è registrata, verrà messa su Facebook e quindi tutti la potranno poi vedere. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo incontro e ringrazio soprattutto Francesco Carta
che per l'associazione della mo stavo parlando di un altro tipo di associazione, quella che ogni tanto ci porta l'associazione Comunità del Lazio Meridionale e delle Isole Pontine, ha permesso questo collegamento. Vi ringrazio e buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Grazie a tutti. Ciao, buonasera.